siamo al Palazzo Stellini di Milano, dove oggi è stata presentata in conferenza stampa la mostra di Philippe Renoir, che sarà ospitata presso le scuderie del Castello Visconteo. In conferenza sono intervenuti Gianmarco Centinaio per il Comune di Pavia, Milena D'Imperio per la provincia, Susanna Zatti, direttrice dei Musei Civici, Pietro Allegretti, presidente di Alef, Enzo Balboni, che ha ribadito l'importanza del partenariato della Banca del Monte con questo progetto, e Philip Cross, che ha spiegato tutto l'allestimento della mostra. Siamo col presidente di Alef, Pietro Allegretti, un progetto che ormai dura da qualche anno e con Renoir forse la punta di diamante. Sì, direi che l'anno scorso De Gallo, Trek e Zandomenichi, quest'anno appunto Renoir, è un percorso che stiamo facendo per portare a Pavia sempre più gente, sempre più mostre, sempre più importanti, con autori di livello altissimo. Io so già cosa avremo in futuro, ma non posso anticipare niente, comunque cose sempre più importanti. Siamo con l'assessore al turismo e cultura del Comune di Pavia, Gianmarco Centinaio. Una mostra di questa importanza porta un doppio beneficio alla città: uno diretto al castello visconteo della città, il secondo che spesso i visitatori diventano turisti della città stessa. Sì, questo è l'obiettivo che abbiamo, quello di lanciare una mostra importante come quella di Renoir, una mostra che a nostro parere otterrà il successo che merita, una mostra che permetterà ai nostri concittadini di vivere la cultura, vivere lo spazio delle scuderie come uno spazio culturale della città, però deve avere una doppia valenza: da un lato il lato culturale che abbiamo appena detto, dall'altro quello turistico. E quindi qui nasce l'idea, cioè quella di iniziare a collaborare con tutte le forze della città che si occupano di turismo, che insieme a noi stanno portando avanti questo progetto, che è un progetto vincente visto i numeri che abbiamo visto fino adesso per quanto riguarda il turismo. E quindi questa mostra diventerà ancora di più il biglietto da visita per la città di Pavia. Quello che speriamo è che i turisti che arriveranno a Pavia vengano, vedano la mostra, la reputino bella, ne parlino bene, ma soprattutto poi si disperdano nelle vie della nostra città, nelle piazze, magari si fermino a assaggiare i prodotti enogastronomici, magari a vedere quanto sono belli i negozi pavesi. Pavia è una bella città, lo stanno dicendo tutti, in questo momento stiamo diventando un pochettino la capitale o una delle capitali della Lombardia per quanto riguarda le mostre, e quindi penso che sia il momento buono per far capire ai turisti che la città di Pavia è una città turistica ed è una città da visitare. Siamo con Milena D'Imperio, assessore alla cultura della provincia di Pavia. Una mostra molto importante, l'attesa è finita, domani si inaugura. Si inaugura finalmente in tutta questa ondata di crisi, di malcontento, di tristezza. Io sono convinta che questa mostra invece darà uno slancio nuovo alla nostra città, alla nostra provincia. E le iniziative sono tante, noi ci stiamo occupando di promuovere iniziative con le scuole di ogni ordine e grado e siamo certi di battere il record dello scorso anno di visitatori.